Inizia con il piede giusto l'avventura del Pineto che dopo 18 anni ritrova la Serie D battendo con un convincente 2-0 il Campobasso davanti ad un Mariani Pavone gremito in ogni ordine di posto con buona rappresentanza di tifosi molisani. Non poteva immaginare esordio migliore mister Ammazzalorso che dovendo rinunciare agli infortunati a Sogna con le Luori e Marfia schiera un 4-4-2 con due sole novità rispetto alla Coppa sugli esterni. Emili a sinistra e il neo arrivato Proietti a destra dal primo minuto mentre la coppia d'attacco è Cacciatore Antenucci. Raffaele Novelli risponde con un più offensivo 4-3-3 con Improta in luogo dell'infortunato Petrella a fare da vertice avanzato del tridente completato da Sudan e Mulatero. Dirige l'incontro l'arbitro Marco Acanfora di Castellammare di Stabia, gli assistenti Pintaudi di Pesaro e Donatelli di Taranto. Campobasso che parte con il piede giusto con Sudan che al primo minuto imbecca Improta e la sfera che termina fuori. Rosso-blu ancora avanti al 12° e sempre Sudan a provare di controbalzo senza fuori. Al quarto d'ora la risposta del Pineto con Cacciatore che mette in mezzo Esposito, si avventa sulla sfera in acrobazia ma Cotticelli è attento e para in tuffo. Brividi per il Campobasso che al 18° deve cedere al maggior attivismo del Pineto. Altro corner dello specialista Cacciatore per Proietti che prolunga sul secondo palo dove staziona Capitan Stacchiotti che di piatto piazza il diagonale all'angolino opposto per l'1-0. Esplode il Mariani Pavone e galvanizzato dal pubblico di casa l'11 biancazzurro guadagna campo e convinzione. Clamoroso al 28° quando Antenucci a tu per tu con Cotticelli da posizione defilata spedisce incredibilmente fuori un gol praticamente fatto per poi disperarsi. Nella ripresa il Pineto legittima ancor più il vantaggio di fronte ad un Campobasso che non riesce a mettere pressione a Mazzocchetti. Voltasio è controllato bene e sulle fasce rosso-blu soffrono la maggiore vivacità soprattutto sulla destra di un Proietti che si è inserito benissimo. Al 12° un Cacciatore in grande spolvero calcia a botta sicura con Francesco D'Angelo che si immola in rovesciata salvando sulla linea. È il preludio al raddoppio pinetese che arriva al 17°. Cacciatore dalle retrovie vede l'inserimento di Antenucci che prova la girata, Cotticelli respinge, ma all'altezza del secondo palo uno Stacchiotti in versione goleador ribadisce in rete per il definitivo 2-0 e la doppietta personale per un difensore centrale che non perde il vizio del gol. E il gol lo meriterebbe anche Cristian Cacciatore per quanto fatto vedere in campo, ma la sua conclusione di prima intenzione al 28° è tanto bella quanto sfortunata. Ci si aspettava sicuramente qualcosa di più da questo Campobasso che non riesce a rendersi mai veramente pericoloso, imbrigliato dalla manovra del Pineto, emblema della giornata storta dei rossoblù, la punizione di Sudan al 42° che termina al lato. Finisce così con un netto 2-0 per i padroni di casa che vincono e convincono in questa prima giornata casalinga in attesa della trasferta di domenica in quel di Pesaro. Mister Ammazzalorso, non poteva esserci avvio di stagione migliore con il ritorno in Serie D dopo 18 anni per questo Pineto e una bella convincente vittoria contro un giovane Campobasso. Sì, diciamo che la vittoria ci sta, però a termine di una partita nella quale abbiamo avuto un primo tempo alla pari, si potevano passare loro noi, nel secondo abbiamo preso un po' più di campo. Siamo riusciti a far meglio, però resta il fatto che sono due squadre in costruzione che hanno bisogno del tempo necessario per poter maturare. Che cosa va migliorato secondo Ammazzalorso e invece quali sono le note positive arrivate da questa prima partita? Beh, positive che il gruppo giocatori si è impegnato tantissimo per ottenere la vittoria. Con il caldo che faceva oggi era abbastanza difficile. Questa è una squadra nuova dall'1 all'11, quindi il fatto che ci sia cercato di giocare, di costruire qualcosa è positivo. Su Cacciatore che veramente oggi ha giocato una partita al di sopra delle righe, su ogni pallone sempre ha svariato su tutto il fronte d'attacco e c'è il suo zampino anche sulle reti e ovviamente anche sul capitano che ha segnato una doppietta da difensore, non se lo toglie il vizio del gol Roberto Stacchiotti. Certamente, fa piacere che tutti quanti abbiano avuto la loro chance di mettersi in mostra. Ma sicuramente i primi 10-15 minuti avevamo le distanze giuste, i tempi giusti per poter creare difficoltà all'avversario. E abbiamo avuto due palle gol che non abbiamo sfruttato, però poi la partita è lunga. Diciamo dispiace aver subito un gol su una palla inattiva, che non siamo stati aggressivi e tenaci di far cadere quella palla là dentro in aria che non deve cadere. Eravamo messi anche nelle distanze giuste, per questo poi
dopo il gol la squadra deve acquisire una mentalità diversa, perché può capitare di andare in svantaggio, quello non deve capitare, di essere piatti poi in un prosieguo. Su che cosa andrà a lavorare mister Raffaele Novelli da martedì? Ma non dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare la qualità di gioco, ma soprattutto una velocità prima di pensiero e poi di esecuzione. E questo dobbiamo farlo velocemente, perché non devi dare all'avversario di sistemarsi, che poi fai fatica a trovare spazi quando si mette dietro la linea della palla.